Ancora una volta ciao ragazzi e ben ritornati su Lion Lab Quest'oggi voi vi vedete qua spaesato solo perché? Perché non c'è Anna E quando non c'è Anna sapete che io sono un lupo spaurito Ma non per molto Infatti oggi abbiamo delle novità pazzesche Vi ricordate di loro? I nostri pupazzi allungabili Ve li ricordate? Abbiamo lui E abbiamo anche il suo cugino di campagna qui Mister Stretch Muscolone Pazzo Bene proprio loro oggi saranno oggetto del nostro test più duro che abbiamo mai fatto nella nostra storia di Lion Lab. Oggi noi proveremo a far saltare in aria questi due pupazzi allungabili e vi dimostrerò come è veramente possibile. Ovviamente promessa, premessa, doverosa, in questo video utilizzeremo dei petardi, petardi perfettamente legali di libera vendita. Nonostante ciò mi raccomando ci tengo che voi stiate particolarmente attenti a non replicare le azioni che vedrete svolte in questo video a casa. Assolutamente no ragazzi, ok? Non Voglio che prendiate alcun rischio, quindi guardatevi il video, gustatevelo, ma non cercate di ripetere quello che vedete, d'accordo? Anche perché può essere pericoloso, in questo caso per noi non lo è, perché prendiamo tutte le dovute precauzioni, ma per voi potrebbe esserlo, quindi non dovete assolutamente replicare quello che vedete. Allora partiamo subito dalla mercanzia, ragazzi: dalla mercanzia. Oggi abbiamo a nostra disposizione il famigerato lupo. Lupo, il lupo, ok? Non so quale telecamera userò per farvela vedere, ma questo è un petardino bello potentino. Siamo dotati anche di estintore nel caso in cui dovesse scappare qualcosa fuori di mano. In ogni caso, io ci tengo sempre a ricordarvi che non esiste l'oggetto demoniaco. Bisogna sempre fare un uso cosciente delle cose, capito? Però di per sé un oggetto non può essere pericoloso. È pericoloso l'uso eventualmente impreparato che se ne fa. Io partirei con il Mister Muscolo e vi voglio dimostrare una cosa. Allora, prima di tutto, prendiamo il nostro lupo. Perché oggi non voglio. cioè, dobbiamo andare dritti al sodo, eh, ragazzi. Prendiamo il nostro lupo e lo mettiamo. Abbracciato al nostro Mister Muscolone, cioè, lui deve proprio adesso cercherò di dimostrarvelo da quest'altra telecamera. Sicuramente ci riusciamo, eh. Lo deve abbracciare, stretto, 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 stretto. Vedete, praticamente con le braccia deve essere un tutt'uno. Mister Muscolone con il suo bellissimo lupo. Questo è, è praticamente il suo, capite? È proprio il suo. Per renderli, magari, un po' più coesi insieme, io ho qui anche il nastro adesivo. Quindi, volendo, noi potremmo migliorare la situazione, no? Con un giro di nastro perché? Questo dimostrerà una cosa. Ecco qua. L'esplosione è più potente tanto più che è contenuta. Cioè, se l'esplosione è libera di espandersi, avete capito? Se non c'è niente a trattenerla, non fa danno o comunque ne fa molto di meno, brucia la pelle eventualmente, ma non farebbe, brucierebbe la pelle del. Del, del nostro personaggio Ma non gli farebbe male Invece se noi conteniamo in qualche maniera l'esplosione La teniamo ferma vicino a lui Allora sì che lo detona Ed è quello che noi vogliamo fare Questa volta mi sono preparato bene Cioè le cuffie antirumore non sento assolutamente niente Quindi da adesso in poi potrei urlare O magari parlare piano, non lo so Non solo Visto che starò vicino all'esplosione Occhiali protettivi Siamo bardati oggi ragazzi Mi auguro di vedervi Do state? <ride> Ci vedo, siete lì, ok. Ok, allora, siamo pronti. La vostra visuale è perfetta. Voglio avvicinarvela ancora un pochino di più, però, se posso. Adesso non dobbiamo fare altro che accendere e battere in ritirata, pronti? È il momento dello spaccamento: 3, 2, 1. Vai, via, 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 battiamo in ritirata, boys and girls. Battiamo in ritirata, attenzione. Uh, Peppina, porca zozzona. Eeeh, uh, peppina! Porca zozzona! Mi sono avvicinato, ragazzi, per mostrarvi bene quello che è successo. Ho già anche aperto un pochino qui il nostro pupazzo. Vedete, ho tagliato un po' lo scotch. Non ho toccato altro. Lui è rimasto abbracciato al nostro bombastico lupo. Adesso glielo togliamo da dosso. Mamma mia, ma non so se voi avete sentito la potenza dell'esplosione. Guardate qua dentro non è rimasto più niente. Vedete, è vuoto. Ma guardate lui! Guardate lui! È rimasto deformato permanentemente, eh, parrebbe. E anche bruciacchiato, naturalmente. Cioè, ovviamente. Guardate che disastro! Ah, tra l'altro, non so se lo vedete, ma nell'aria c'è anche del fumo, eh. Cioè, questo bombastico lupo. Niente sta andando a fuoco. No, è tutto ok. Tranne la puzza, perché c'è una strana puzza. Ma a parte questo, guardate il, il nostro Mino È rimasto anche purtroppo illeso, eh. Cioè, non si è fatto tanto male quanto pensavo io. Però, come potete vedere qui dall'altra visuale, le capacità elastiche dell'omino, pur quanto che si è, si è un po' rovinato, ma eh, ha già ripreso la sua forma originaria. Quindi, in realtà, non è che abbiamo ottenuto granché. Cioè, per quanto io ci possa rimanere insoddisfatto, eh, perché pensavo che con il nostro lupo lo avremmo nuclearizzato. Io mi aspettavo che non sarebbe rimasto niente. Vedete che ho in mano una mazza. Sì, effettivamente, potrebbe saltarvi all'occhio. Proviamo perché, magari non ce ne siamo accorti ma in realtà adesso non è più elastico, oh la bombastica cioè è stata un'esplosione di tutto il rispetto, eh, togliamo a proposito i nostri lupi li mettiamo da parte però hanno fatto il loro lavoro, vediamo magari, magari adesso non è più elastico e ce ne accorgiamo adesso perché, no? tramite aspettate ok, un po' di più te posso dire, mi sembra più duro di prima cioè mi pare che è più duro di prima ma è indistruttibile sto bombastico. Cioè, a parte la bruciatura, che ovviamente quella c'è, no? Però ho anche provato a tenere l'esplosione più vicina a lui. Per ottimizzarne l'effetto, capito? Ma? il nostro bombastico. Guarda, è, è, è perfetto, è in ordine, guarda com'è elastico, anche, guarda. E non si lacera, eh. Perfetto come prima, ci vuole un altro metodo, ci vuole un'altra metodologia. Allora, qualora noi dovessimo prendere. Anche uno di questi, no, i mini Thor, questi più piccolini. E metterglielo, proprio, fare un'incisione nel nostro mister bombastico. Ve lo riavvicino a questa così lo vedete molto meglio. Ecco, se noi tagliassimo un pezzettino del nostro mister bombastico e infilassimo questo dentro lui, allora sicuramente ci sarebbe un'esplosione vera e propria. Basterebbe anche la piccolezza del nostro mid-tor, piccolino, qui, in quel caso. Però, forse staremmo un po' barando in questo caso, perché staremmo preparandolo, capito? E lì saremmo noi a intervenire. Però, ragazzi, a questo punto io, coltellino svizzero, Attenzione anche soprattutto con i coltelli, quando li maneggiate taglio un buchettino e facciamo così. Ragazzi, bisogna provare. Allora, osserviamo bene, tagliamo proprio prossimità della sua zona inguinale. Ok? Ci facciamo un po' di spazio. Ok, con grande attenzione, eh. mi raccomando. È molto colloso lui dentro. Stiamo un po' barando, però, eh, ragazzi, che vi devo dire? Cioè, questi sono praticamente... è indistruttibile lui, eh? Cioè, è difficile... Aspetta, mi avvicino di là perché vi devo far vedere. Guardate qua. È difficile anche col signorino. Riuscire a Cioè, so che è anche un po' brutto da dire, no? Capito? Perché stiamo cercando di infilargli un petardo nel sederino. Ovviamente lui è finto, cioè non è che sente male. Anzi, mh, probabilmente è anche contento perché dice: Ah, mi piace la scienza, vero, Mr. Elastico Man? Sì, Lion. Io amo la scienza. Bravo, bravo. Questo è un esperimento scientifico, signor Lion. Sì, e ne faccio parte anch'io, signor Lion, sì, so contento, signor Lion, so contento, ma dopo vado in pensione, sì, <ride> signor Lion, sembra che ho il pisellino. Non dire queste cose, Giovannesburg, che non vanno bene da dire, che poi dopo sembriamo volgari ogni volta e ci dicono che siamo volgari. Allora, gliel'abbiamo piantato ben bene, secondo me, eh? Vedete bene voi, sì, alla grande. Vedete voi? Voi vedete meglio di me questo. Già, sono contento di questo. Eh, guarda, anche senza Anna, insostituibile. Anna, eh, che poi ogni volta la critico, dico che non fa bene la cameraman. Ma non è vero, in realtà è brava. Eh. E io mi devo stare zitto certe volte, che rompo sempre le balle. E in realtà apprezzo. Anna, quando vedrai questo video, sappi che apprezzo anche. Tanto, Anna, è un casino. Devo due telecamere, poi un troiaio Insomma, è un bel casino. Va bene, facciamo da parte tutto quanto. Eh, uh, okay. Dove sono gli occhiali? Li ho tirati. Vabbè, mi allontanerò questa volta. Questa volta mi allontanerò. Occhiali non li utilizzerò, mi tapperò semplicemente le orecchie. Ok, pronti? Ragazzi, mi raccomando. Farina Hall. Andiamo via. Tappiamo tutto. Tappiamo tutto. Boia del bombolo. Allora, molto meno potente lui, eh? Ovviamente. Voi avete potuto guardare l'esplosione qui da vicino. Ditemi che cosa avete. Beh, beh riesco a vedere anch'io del risultato, però, eh. Mi avvicino. Allora, ragazzi, come potete vedere, cerco di mostrarvelo al meglio delle mie possibilità. Ragazzi, non sono un grande video pazzo. Nonostante 10 anni di YouTube. Però, potete vedere che abbiamo creato una spaccatura. Cioè, prima, ne abbiamo creato un mini taglio e basta per infilare il, il, nostro, il nostro piccolo tor. A questo punto, però, la spaccatura si è, si è aperta perché effettivamente l'esplosione ha creato dell'energia. Anche dietro, potete vedere, si è bombato un pochino qui. Però, la resistenza di sto liquame che c'ha all'interno è pazzesca. Cioè, ragazzi, possiamo affermare che ha resistito benissimo. Cioè, praticamente non gli abbiamo fatto niente. E aveva un petardo piantato dove non sapete voi. Cioè, in da... in, in da bam bam. Cioè, com'è che fai tu? Adesso va tolto, perché dobbiamo vedere se dentro gli è successo qualcosa. Guarda, mi appropinco qui all'altra telecamera. Mi auguro si veda molto bene, eh, ragazzi. Allora, proviamo a... Incidiamo sempre con grande attenzione, eh, ragazzi, nell'utilizzo del coltellino. Così e vediamo se riusciamo a vedere cosa è successo. Ragà, assolutamente niente. Guarda, ma questo è un liquido new newtoniano pazzo matto. Guardate. Spero vediate bene, ma non gli ha fatto niente, cioè è rimasto tale e quale a prima. Praticamente il petardo dentro è come se lui non l'avesse avuto questo liquido colloso che c'è dentro di lui. Assorbe tutti gli urti. È una roba pazzesca. Quindi, sostanzialmente, noi con lui, cioè, possiamo dire anche di aver finito, ma non gli abbiamo fatto niente. Cioè, noi, guarda. Lui rimane nuovo come prima. L'abbiamo tagliato, ma l'abbiamo tagliato solo per mettere il pettardo, perché altrimenti non cambiava niente. Diverso sarebbe il discorso, secondo me, con Mr. Macaco Gigante. Perché Mister Macaco Gigante, sapete, lui è quello fatto di farina. Quindi, se noi mettessimo dentro Mister Macaco Gigante un petardino, secondo me lui esploderebbe in un'esplosione di farina pazzesca. Cosa che. devo dire. un po' la curiosità di provarcelo. Magari sapete cosa? Visto che lui è più pesante, mettiamoglielo sotto, un mini petardino. Sempre uno di quelli piccoli, eh. Uno di questi qui piccolini. Glielo mettiamo proprio sotto. Lo posiamo a lui, vedete? Praticamente ho messo petardino sotto e lui sopra. Così. Okay. Spero che voi vediate bene la sta telecamera. Cercherò di fare del mio meglio perché voi vediate molto bene. Eh. Cerchiamo di organizzarci proprio bene che così siete proprio in prima fila. Allora, micetta sporge leggermente da qui. Ok. Lui è qua sopra, ben appoggiato. Per fare peso, mettiamo anche questa che non pesa tanto, però già è qualcosa. E facciamo partire, anche questa volta mi allontanerò. Vediamo che succede. Siete pronti? Ragazzi, qua. Deve per forza funzionare, cioè No? Lo deve far esplodere Cioè se glielo mettevamo dentro esplodeva sicuro Ma, ma sbutteva farina dappertutto in ogni angolo del, Della stanza, quindi Proviamo così, ok? Vediamo che succede Ok, via, via, via In the hole, fire in the hole, fire in the hole Via All right Allora, qui abbiamo già Carbonizzato tutta la stanza ormai, eh Però Che si può dire? Allora Ve lo faccio vedere subito ragazzi, ve lo faccio vedere subito. Queste creature sono pazzesche. Riuscite a vedere? Sì. Gli ha creato una specie di spaccatura delle chiappe carbonizzata. Tuttavia la nostra scimmia è per il resto perfettamente intera. Non ha riportato alcuna ferita ed è felice lui di questo. Completamente allegro. Però almeno lui vedi se... Se ti vuoi sfogare, poi ecco, si, si deforma meglio. Siamo stati sconfitti. Cioè, i miei petardini scarsellini non hanno potuto fare nulla contro la potenza di popazzi allungabili. Fatemi sapere nei commenti se vi viene un'altra idea. Su un'altra prova e possiamo fare qualcosa che possa funzionare per toglierli di mezzo. Comprerò un altro mister Strecciante lì. E magari anche un'altra scimmia, non lo so. Però doveva, dobbiamo avere un'idea. Mi raccomando, niente di i, illecito, ovviamente. E per oggi ci salutiamo. Grazie per aver guardato il video. E Lion. Aute!